Benvenuti a Teleracconto, tutto il bello e il buono che c'è nel territorio dell'antico Ducato di Urbino. Vediamo quelli che sono gli eventi di questo fine settimana. Vi segnalo a Cartoceto il 23 agosto, Stiamo tra gli ulivi. È un'iniziativa che prevede anche una cena in collaborazione con i ristoranti locali. Stiamo tra gli ulivi, 23 agosto, Cartoceto. A Fraterosa invece la comunità Slow Food organizza un evento che si chiama Mercatino dei Sapori e dei Colori, dedicato prevalentemente all'artigianato artistico tipico di Fraterosa. Voi sapete che Fraterosa è la terra delle terrecotte, il gioco di parole, e quindi ci sarà spazio proprio per vedere gli artigiani produttori di terrecotte e anche per assaggiare quelli che sono i tacconi magari di fava nei ristoranti che ci sono a Fraterosa, che esistono. A San Leo c'è l'anniversario di Cagliostro, è un evento che ormai è da un po' di anni che si fa e che si chiama Alchimia Alchimie. Questo succede invece il 24 e 25 agosto. Vi ricordo che durante la settimana, mercoledì, giovedì e venerdì, oggi è mercoledì perché sapete la prima messa in onda di questa trasmissione è proprio il mercoledì alle 20, quindi questa sera e poi giovedì e venerdì, sono state modificate le date del Paese dei Balocchi, quindi sono state spostate per questioni legate al maltempo e sono ora in programma, ora in atto. Poi vi segnalo anche, non è propriamente un evento che trattiamo durante questa trasmissione, che sapete si occupa di eventi enogastronomici, ma è una ricorrenza secolare a Fano, quindi la Fiera di San Bartolomeo, che si tiene dal 24 al 26 di agosto sul lungomare. E poi vi segnalo anche gli appuntamenti, o meglio le punte di diamante dell'Arena BCC, che è una programmazione lunghissima che dura tutta l'estate. Ho da sottolineare il San Costanzo Show in programma il 23 agosto. E poi abbiamo due eventi questo fine settimana di cui parliamo più ampiamente con i nostri ospiti. Ve li presento subito. Sono Matteo Martinelli, presidente della Proloco di Piobbico, benvenuto. Grazie. E Raffaele Papi, esimio sommelier, facente parte appunto dell'organizzazione, certo, l'Associazione Italiana Sommelier delle Marche. Benvenuto. Grazie. Allora, Matteo, io intanto posso darti del tu, che sono più vecchio. Certo. Io devo dire che trovo in te veramente il prototipo di come dovrebbero essere tutti i giovani, cioè giovani che si impegnano, giovani che vogliono essere partecipi alla vita non solo del proprio luogo di nascita e dove vivono, ma anche della comunità. E dovete sapere che Matteo Martinelli è così impegnato che ha tre incarichi importantissimi: è assessore al comune di Piobbico, consigliere. Sì. Poi è presidente della Proloco di Piobbico e da qualche tempo è investito anche della carica di presidente provinciale dell'UMPLI, che sarebbe Unione Nazionale Proloco Italiane. Posso dire complimenti, ma lo devo scrivere in maiuscolo. No, grazie tanto per le belle parole che mi hai dedicato. Sicuramente sono degli impegni che ho assunto con estremo piacere, e ai quali cerco di dedicare tempo, attenzione e appunto impegno, quello che necessita, però mi fa tanto piacere portare avanti queste Ma cose. Ma come nasce questa passione? Perché sai, i giovani, no, si dice tanto, se ne parla, si scrive sui libri, sui giornali, sono tutti attaccati al telefono, ai social e finisce lì. Invece tu sei proprio partecipe alla vita che ti sta attorno. Ma guarda, io ho sempre partecipato in maniera abbastanza attiva fin dall'adolescenza a tutto quello che riguardava il mio paese, che è Piobbico, e da circa 7-8 anni in maniera più impegnata all'interno della Proloco, e da lì poi si è un po' evoluta anche a livello di comune, quindi con il ruolo di consigliere, e poi a livello sempre nel mondo Proloco, a livello provinciale si è estesa, da prima nel ruolo di vicepresidente e poi adesso con il ruolo di vicepresidente, quindi è stata un po' un'evoluzione nel tempo. Giustamente, ti dicevo, a parte l'impegno, ma ti diverte? Molto, molto, mi dà tanta serenità. Ci sono dei momenti ovviamente dove magari
impegnandosi, facendo tanto, si può anche accusare un po' di fatica, questo non lo nego, però il divertimento e la serenità sono alla base di tutto quello che provo a portare avanti e fanno parte un po' di me, insomma. Ti dico una cosa e la dico anche a chi ci sta ascoltando. Io ho vissuto un anno a Piobbico e quindi ricordo la Trota Blu, sì. Ricordo la discoteca della Trota Blu, che è un ricordo per pochi. Ricordo il borgo intorno al castello, che quando c'ero io era completamente disabitato e, se vogliamo, o purtroppo come spesso succede, anche un po' decadente. Adesso, a parte, parleremo dopo del castello, ma il borgo è stato recuperato in maniera, direi, quasi totale, no? Sì, esatto, è praticamente abitato per la maggior parte quasi tutto l'anno, perché nel periodo estivo si raggiunge un numero maggiore di famiglie, perché poi sono quelle che rientrano appunto per il periodo estivo, per le vacanze, per un certo numero di settimane a Piobbico, quindi hanno casa lì e le vanno a ripopolare. Però anche durante l'anno è tenuto sicuramente vivo da tante famiglie residenti e, come hai detto tu, è stato recuperato totalmente, quindi è totalmente vivibile. È molto complicato oggi pensare di vivere in un borgo, perché le strade non sono quelle del SUV. Esatto. Non sono certo le strade quelle dove tu puoi, non so, fare grandi cose, sono strade di un borgo medievale, esatto. Però è affascinante, è veramente bello. E poi si erge al centro di questo borgo il castello dei Conti Brancaleoni. Esatto. E qui arriviamo a quello che è l'evento, perché voi avete in pratica un evento che sono due eventi, no? Se non sbaglio, nel senso che è il Palio dei Brancaleoni e la Contesa della Pannocchia. È un tutt'uno o sono un tutt'uno? È un tutt'uno. Sì, è un tutt'uno. Ma spiegaci un po', che cosa distingue il Palio dei Brancaleoni da invece la Contesa della Pannocchia? Cioè, sono due... Allora, originariamente si chiamava Palio della Pannocchia, in riferimento alla pannocchia comunque di grano, che è una pannocchia di mais, esatto, e che rappresenta un po' quello che è stato l'agricoltura di un tempo, quindi, no, rappresenta tutto quello che poi ruota intorno alla tradizione di Piobbico. Ed è il premio, questa pannocchia dorata è sempre stato il premio per chi tra i quattro rioni si aggiudicava poi la vittoria di questo palio. Riprendendolo un pochino in mano negli ultimi anni, abbiamo cambiato relativamente il nome, quindi coniando Palio dei Brancaleoni, Contesa della Pannocchia, perché poi è quella che i quattro rioni vanno a contendere, questa pannocchia d'oro. Okay. Esatto, quindi ecco, però è un evento unico, legato appunto alla casata Brancaleoni, ma anche alla tradizione del nostro territorio. Ecco, diciamo che i Brancaleoni, per chi, credo pochi, non conoscano la storia, sono stati i signori di Piobbico, sì, alleati del Duca di Urbino, quindi esatto, insomma, c'è una storia molto antica. Sono estinti, diciamo estinti quasi, perché poi ci sono degli eredi, sì, che ancora hanno ancora dalla loro il cognome, no? Sì. O quantomeno sono del cosiddetto ramo cadetto, esatto, quindi riconducibili. Irriconducibili alla stirpe dei Brancaleoni. Il castello è molto bello, anche quello recuperato ormai da molti anni, sì, no? Da inizi anni 90. Quindi sì, è stato fatto un'opera di recupero molto bella. Io sono stato a visitarlo e mi è rimasta impressa la sala dove c'è l'affresco della famiglia Brancaleoni, quindi il conte dell'epoca con, sì, sua moglie e 17 figli, 22, 54. In quell'affresco sono 8 figli maschi e una figlia femmina. Ecco, sono 9. Tantissimi, sì, figli. Sì, sono 9, in quell'affresco sono 9 figli. È una cosa che si faceva quella volta, oggi è un po' difficile. Vabbè, e poi ho visto anche nel castello la mostra di abiti rinascimentali che avete tenuto fino a qualche tempo fa, o c'è ancora? Allora, al momento non ci sono, semplicemente perché quelli che abbiamo messo in esposizione, quindi riconducibili alle attuali edizioni del Palio dei Brancaleoni, sono stati tolti per poterli farli indossare i figuranti. Certo. Altrimenti sono, sì, visibili tutto l'anno, e quelli che c'erano fino a qualche anno fa sono stati sostituiti. Ho capito. Però sono visitabili, insomma. Naturalmente, diciamo, contemporaneamente all'evento che state preparando dedicato alla pannocchia e ai
Brancaleoni, sì. Sarà visitabile anche il castello, quindi sì, assolutamente. Vedere le bellezze, sì, di questo, sì, luogo, sì, sì, è certamente. E soprattutto vi consiglio il castello, sì, ma il borgo, fare una camminata nelle stradine del borgo e vedere un po' queste murature medievali è molto affascinante. E poi c'è il ponte che ti porta invece verso il paese di, esatto, Piobbico, sì, anche quello sul fiume. Il fiume adesso come sta andando con la siccità? Beh, insomma. È a livelli abbastanza bassi. Sì. Dunque, allora, cos'altro possiamo dire di questo Palio dei Brancaleoni? C'è intanto anche la parte enogastronomica, no? Sì, esatto, sono 4 giorni di festeggiamenti. Si inizia da giovedì e giovedì e venerdì avremo le visite appunto al castello Brancaleoni, ma sono visite molto particolari, uniche nel loro genere, perché sono visite in notturna e sono visite animate, nel senso che noi figuranti, comunque organizzatori, recitiamo. E quindi i visitatori che ci vengono appunto a fare visita vedranno tutto il castello, ma la guida saremo noi che reciteremo, quindi una sorta di visita spettacolo in notturna, dove la luce artificiale viene ridotta al minimo, quindi utilizzeremo fuochi, torce, come all'epoca. Bello, cerchiamo bello di riprodurre una cosa. È una piccola chicca che in questi ultimi anni abbiamo un pochino limato nei dettagli e che portiamo avanti una volta all'anno, proprio per mantenerla unica nel suo genere. Certo. La parte invece enogastronomica arriverà sabato con le taverne dei Rioni, quindi banchetti, festeggiamenti dei 4 Rioni, tutti immersi nel centro storico, il borgo pieno di intrattenimenti, di giochi di ruolo per grandi e piccoli. E a livello gastronomico le 4 taverne dei Rioni si stanno proprio dando sfida. Ecco. Non mancherà il polentone al carbonara, immagino. Non mancherà neanche nelle taverne dei Rioni, esatto. Per quando è vicina la nostra saga, però ci sarà un Rione che lo farà. Esatto. Quello, sì, è immancabile. Quello ci contraddistingue, quello va sempre bene. È la vostra cifra portante. Sì, esatto. E dunque, allora diamo ancora alcune informazioni. Dunque, intanto abbiamo detto dal 22 al 25. Sì. C'è un biglietto da pagare? Allora, per le visite animate sì, si paga direttamente lì all'ingresso, all'arrivo, ma sono su prenotazione, quindi invitiamo tutti, a chi volesse partecipare, di prenotare velocemente. Stessa cosa per il palio, ci sarà un biglietto. Scusami, il costo del biglietto? Viene 10 euro, salvo riduzione per, okay, i più piccoli. E invece c'è anche l'ingresso del palio, il quale si svolgerà domenica 25 nel pomeriggio presso il rinnovato Parco Acque Minerali di Piobbico, nell'anfiteatro. E anche lì ci sarà un biglietto di 7 euro da pagare all'ingresso, senza prenotazione. Ok, quindi avete tutte le informazioni e ne troverete altrettante. Sapete, ormai i mezzi di comunicazione sono internet, i social, esatto, e quindi troverete il Palio dei Brancaleoni e la Contesa della Pannocchia ovunque voi digitate appunto queste due voci. Esatto. Grazie Presidente, grazie, grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Raffaele Papi invece l'ho presentato come esimio sommelier e tra l'altro posso notificarlo anche con questo volume che mi ha portato ed è Le Marche nel bicchiere 2024, vini spumanti passiti, vini da tartufo addirittura e oli monovarietali del territorio, al quale volume tu hai naturalmente dato un contributo, no? Certo. E senti, entrerò subito nello specifico, cioè mi spieghi cosa vuol dire vini da tartufo? Tartufo. Lì appunto io faccio questa sezione dedicata ai vini da tartufo, quindi un'eccellenza del territorio Marche che è il tartufo, anzi i 5 tartufi che noi andiamo a selezionare per questa guida, mettiamo vicino dei vini. Andiamo da un nostro amico ristoratore che ci prepara un piatto e noi andiamo ad abbinare, a cercare il miglior vino in abbinamento per, e quindi il piatto al tartufo. Vino da tartufo, non tutti i vini sono adatti a tutti i piatti, quindi il tartufo. Ecco, che cosa ti fa dire questo vino è adatto al tartufo? Cioè il grado alcolico, i sentori, il tipo di uva, che cosa? Dipende dalla preparazione, perché in primis partiamo dalla preparazione, poi dalla preparazione viene abbinato il vino e ovviamente va cercato un vino con profumi eleganti e un'intensità olfattiva ovviamente maggiore rispetto ad un altro. Sì. Okay. Ecco, la cosa che mi piace di Raffaele Papi, ci conosciamo da molti anni, è che è conosciuto praticamente in tutta la regione appunto per la sua professione di sommelier, ma lui è originario di Pianello di Cagli, che è un posto che io amo tantissimo, perché Pianello, voi dovete sapere che pur essendo un borgo, no, un po'
un po' sparuto, un po' lontano dai grandi centri di comunicazione, ha dalla sua che gli abitanti sono molto coesi, molto, e ci tengono tantissimo a Pianello, li vogliono proprio, cioè sono orgogliosi di essere di Pianello. E questa non è dappertutto, eh? Io non lo trovo in ogni luogo, insomma, da voi l'ho trovato veramente. E ci sono attività, tra cui anche il tuo bar, che si chiama? Papi's Bar. Papi's Bar, ma Papi's perché tu sei Papi. Papi di cognome. Papi di cognome. E da quanto tempo esiste? Come attività penso che ormai sia quasi centenaria. Noi, sempre di famiglia? No, noi di famiglia siamo sui 40-45 anni. Ah però, ed è un posto dove immaginerete non è solo il caffè, ma i vini soprattutto, no? Sì, vini, birra è quello che sicuramente ci contraddistingue, infatti la passione mia per la sommellerie nasce all'interno del bar, dove ho detto, quando sono entrato in prima persona a gestire il bar, ho detto voglio fare quello step in più rispetto agli altri. Quindi mi sono approcciato ai primi corsi, fatto il corso sul vino, poi fatto il corso da sommelier sulla birra, quindi ci siamo mossi sia sul vino che sulla birra. Sì, perché adesso, Raffaele, insomma, è inutile girare intorno al dito, insomma, voglio dire, i vini e le birre sono due temi che accomunano la professione del sommelier, certo. No? Cioè, se una volta il sommelier era quello che, mi ricordo, aveva la conchiglia e assaggiava un sorsino di vino, adesso invece assaggia birre, conosce sì, birre, sì, le apprezza e le prezza, cioè nel senso, esatto, che gli dà un voto, no? Sì. Senti, Pianello, oltre ad avere questa caratteristica che dicevo prima, è anche un luogo di grandi eventi. Voi avete per esempio la Sagra della Lumaca, che è antichissima, avete fatto 50 anni. Abbiamo fatto la 63esima quest'anno. Pensate, io ero fermo a 50, quindi a 13 anni fa. La 50esima era il 2012, la ricordo bene perché abbiamo fatto il Guinness World Record, sì, esatto, per la polenta più grande del mondo. La polenta più grande del mondo. E poi non solo, insomma, avete Piacere di Vini. Piacere di Vini. E anche voi avete questo borghetto in salita. Esatto. Pianello, per chi non lo conoscesse, spero pochi, spero, è un luogo che è, diciamo, è alle falde, la canzone dice alle falde del Kilimangiaro, invece voi siete alle falde del Monte Nerone. Diciamo, da voi si sale per Serravalle di Carda, ne parlavamo prima, oppure verso Cerreto, che tu mi dicevi, Raffaele, è il posto forse più panoramico. Ecco, tu in tutto questo meccanismo, direi cittadino, sì, paesano, ogni tanto ti diverti a creare un evento tuo e hai creato appunto questo che si chiama È Festa d'Agosto, giocando con la parola agosto e gusto. Che cos'è? No, è un evento che faccio in collaborazione con gli altri bar e i ristoranti del territorio, quindi portiamo in piazza le eccellenze dei professionisti, in questo caso aiutati ovviamente dalla Regione Marche che ci sostiene, il Comune di Cagli, dalla Proloco di Pianello che ci sostengono, e quindi portiamo in piazza quello che è l'idea della ristorazione, però mantenendo la tradizione. Quindi lì puoi trovare la trippa, la corradella, il pollo alla cacciatora, quindi tutto quello che normalmente lo trovi nei ristoranti, però lì sarà un concentrato però, di sapori. Non tutti i ristoranti fanno. Non tutti i ristoranti, però i nostri del territorio, certo, lo fanno. E ho letto anche la merenda dei bambini, che mi piace molto. Facciamo questo borgo, all'interno di Pianello c'è il borghetto, che è questa, sì, piazza chiusa. Lì metteremo dei gonfiabili. E poi abbiamo voluto fare una cosa un po' diversa, far rivivere ai bambini quello che noi abbiamo vissuto da con bambini, le nostre nonne, da bambini. Quindi era questa merenda fatta con burro e zucchero, oppure nonna ci dava anche vino annacquato, vino rosso annacquato con lo zucchero, certo, che era una cosa di questo tipo. Però ecco, vorremmo far rivivere ai bambini quello che noi, quando non c'erano le merendine, sì, quando, certo, il cibo era sano. Il cibo era così sano. Mi ricordo benissimo, pane con lo zucchero, no? Si bagnava magari con, come dicevi, vino annacquato e poi sopra lo zucchero, e quella era la merenda. Mamma mia, sai quando si dice era meglio quando era peggio? Non si dovrebbe mai dire, ma qualche volta magari lo si pensa, lo si pensa. Senti, diamo delle informazioni. Dunque, è Festa d'Agosto, è il 24 agosto. C'hai degli orari?
Sì, noi incominceremo dalle 7, i ristoranti saranno già aperti per far assaggiare le loro specialità, specialità preparazioni, poi ci sarà musica live in tutto il paese, poi dal pomeriggio dalle 3 alle 10 e mezza ci sarà questo borghetto, questa piazza chiusa con i gonfiabili gratuiti per i bambini. Alle 10 faremo uno spettacolo con due artisti di strada con il fuoco. Ok, e c'è un biglietto da pagare? Non c'è un biglietto da pagare e poi dopo la festa continua con i DJ, la musica all'interno del fino a notte, paese. Esatto. Fino a quando uno si vuol divertire. Sì. Senti, i ristoranti, cioè El Passo, che è il ristorante più esatto. antico di Pianello, poi, sì, ma tu dici i ristoranti, ce n'è qualche? I ristoranti, poi perché viene la trattoria Mandrelli, che è in Umbria, perché è Castelfranco, provincia di nel comune di Perugia, però la proprietaria è di Massa. Ah, ok. Poi abbiamo gli altri locali lì, l'Arcimboldo, che è un amico che mi viene ad aiutare, poi abbiamo la macelleria che in questa giornata apre il macello e diventa grigliaria, insomma. Esatto. Bene, in bocca al lupo allora. Crepi. Vi abbiamo dato dei suggerimenti per vivere questo fine settimana con l'elenco che ho fatto in apertura, ma soprattutto puntando l'attenzione su due in particolare, quindi a Piobbico è festa con il Palio dei Brancaleoni e la Contesa della Pannocchia, vi ricordo dal 22 al 25 agosto, e invece per un'unica giornata, segnatevelo, 24 agosto, si va a Pianello per È Festa d'Agosto. Grazie per essere stati insieme a noi, l'appuntamento è come sempre il mercoledì alle 20 e prima del nostro notiziario che adesso arriva, e quindi in buon lavoro alla redazione giornalistica di Occhio alla Notizia. A tutti voi grazie per averci seguito, ciao!